Questa mattina mi sono svegliato con la voglia di scrivere. Dalla finestra la grande confusione. Agosto, un'orgia di zoccoli strisciati, battuti sul rovente asfalto. Ombrelloni che camminano già aperti verso le vicine spiagge. Gridi, parole, urli alla moda, giovinastri, corpi abbronzati, per metà coperti da tessuti colorati, volti imbellettati da ciprie, unti d'olio d'oliva, occhialoni attillati, motorette in gara, sfide di carni più o meno gustose, sfilate. Il silenzio altrove. Da qualche giorno il mio sguardo non fa molta fatica nell'individuare un bel dettaglio in mezzo a tanto banalissimo clamore. Ella m'appare all'incirca alle 11. Sbuca fuori dal ponte che divide il centro del paese dal lungomare. Percorre quei 50 metri circa di strada, controcorrente, con una busta trasparente fra le mani. Il negozio dei pani bianchi l'aspetta. Attraversa miriadi di oggetti. Dio, sarà un fantasma. Uno spettro bellissimo. I suoi capelli lunghi, lisci, molto chiari. Raccolti da una fascia rossa, la pelle bianca, il passo misurato, il viso. Quel visino rivolto un po' in alto al cielo e un po' giù in terra. Mi hanno mandato in paradiso. E l'ho chiamata Lisa, ma in realtà non so chi sia quest'angelo, da dove provenga. Probabilmente una turista, magari ospite di qualche parente, assieme alla madre, il padre, qualche fratello e sorella. Mi pare nordica dai lineamenti originali, lontani da quelli di qui mediterranei. Ed entra nel negozio. La luce si è momentaneamente assopita, nonostante il gran sole. Così immobile aspetto il ritorno. Altri 50 metri di vita.